Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo episodio su Assassin's Creed Brotherhood, eh? Pensavate, eh? Me ne fossi scordato? No! Anzi, andiamo perché siamo quasi nella parte finale del gioco, ok? Ho sbloccato praticamente tutto, ragazzi. Non posso dire niente. I DLC non fanno parte magari della storia principale, o comunque io voglio concentrarmi sulle storie principali dei giochi, perché sennò veramente mi perdo e non finiamo mai più, e questo provoca accavallamenti, non voglio. Quindi ragazzi, andatevi a vedere tutti gli Assassin's Creed che ho fatto finora, perché sono tantissimi, ma piano piano li sto rifacendo. Quindi quelli che... vi dico questa cosa, intanto lasciate un bel like perché è per il ritorno di Assassin's Creed, però vi dico anche una cosa: quelli che non ho finito, quindi le playlist che trovate a metà, ma dovrebbe essere solo Odyssey e Valhalla forse, se sono ancora all'interno del canale, quelli verranno cancellati, perché se poi magari mi verrà voglia di rifare anche quelli. Intanto volevo farvi vedere questo, le missioni mercantili. Perché? Perché ragazzi, praticamente ho la possibilità di prendere la corazza Seusenhofer. Ok? Presa. Grazie alle due zanze che ho trovato, capito? Furto con scasso, ci vogliono le monete di Vlad l'impalatore, ma ce ne vuole solo una. E viene fuori lo spadone bello grande. Però potrei anche prendere anche Fede come spada. Però mi sto trovando molto bene con la spada di Altair. Come potete vedere, ho l'armatura completa grazie a quella missione mercantile. Ok? Quindi ora sono tornato praticamente col classico vestito bianco, ma con un'armatura migliore. Guardate un po' qua. Eh? Che ne dite? Wow! Possiamo andare alla nostra missione con i Borgia. Ole! 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 Oh, oh, ole! Ole! Ok. Ho rischiato tutto. Ma voi dite che mi possono venire ad aiutare qua gli amici? Magari sì, eh. Beh, però tanto quello è lì. Ah no, devo andare lì anch'io. Però possiamo appunto provare quella cosa, dai, vediamo. Sì. Merda, merda, vai, vai, vai. Fatto lui? Ok, l'importante è che non mi individuano. Poi se vengono uccisi da qualcun altro, sinceramente frega poco. Ok. Qua sopra? Che bello. Speriamo di poterci arrampicare più che altro. Sembrerebbe di sì, però occhio adesso perché non mi fido. Sembra non esserci nessuno per ora a parte quelli. Oh! Cesare! Ma... voglio vedere il Papa! Sua Santità vi attende nelle sue stanze in cima al castello. Togliti dai piedi! Ma devo arrivare prima di lui! Porca miseria, devo arrivare prima di lui! Ma che porta segreta, oh! La porta è qua, raga. Salve, sono io. Sto andando un attimo dal Papa. Che figura di merda. Però, detto questo, ho raggiunto l'obiettivo. Al buio, perché sennò... con calma. Non capisco. Avevo ordinato una scorta di Cantarella ieri sera. Mi spiace molto, mia signora, ma l'ha presa tutta Sua Santità. Dov'è il Papa? Ha un incontro col Duca. Strano. Non mi aveva detto che Cesare fosse tornato. Brutta situazione. Quella donna mi crea un sacco di problemi. Perché non sono rimasto alle scuderie? Che bella famigliola che è il Papa. Con calma, perché se facciamo una cagata dobbiamo rifare tutto il giro da capo, quindi... non è bello. Ok, dobbiamo solo scendere un attimo, ok?
Perché ci fanno fare queste cose? Però basta stare calmi e si arriva all'obiettivo. Anche perché se qua ti fai prendere dalla foga, dalla voglia di far subito e di fretta, non arrivi da nessuna parte, anzi cadi giù. E noi non vogliamo questo, vero? Vediamo se da questo lato. Ok. Ok. C'è qualcuno? No. Per ora. Ok, allora. Bisogna vedere se è sotto sopra, ragazzi. Ma credo sopra, perché è la stanza più alta, hanno detto il Papa, eh. Non facciamoci ingannare. Però queste erano le prigioni, quindi non c'entra niente. Ricordate? Qua abbiamo liberato Caterina. Oh, c'è una guardia, perfetto. Però ragazzi, io sinceramente... Adesso anche basta, perché... Però mi vede se mi affaccio. Devo aspettare che faccia il giro. Però davvero basta stare lì ad aspettare. Adesso ti becchi una freccia e te ne stai pure zitto. Scherzavo. Ragazzi, mi avrebbe sgamato malissimo. Malissimo proprio. Mi spiace, amico. Mi spiace. Ok. Freghiamogli medicine, robe. Che non sa mai. Allora, alto, in alto dobbiamo andare. Dobbiamo anche stare attenti però alle guardie, eh? La stanza più alta, hanno detto. E qui? Ma questo, raga? Ma perché? La prontezza! Ma sto andando giusto? Dovrei andare più in alto, forse, non qua. Vedete? Ho brutte sensazioni. Dovevo tenere... niente. Dovevo stare tranquillo su questa scala per andare ancora più... Nemmeno! Ma che... Ma? Non c'è un'entrata, ragazzi. Sono fregato. A meno che... Qui... infatti. Pensa a te. Ma volevate facile, eh? Anche il Papa, sapete, lui si appende. No, no, scherzo. Lui c'ha le chiavi di quelle porte che abbiamo visto prima. Ti prego, non ti girare, stai alla finestra, eh? Fai bravo. Ah, ragazzi. No, io depredo sempre più che altro per le medicine, ragazzi, vi dico la verità. Però, detto questo, qua c'è la finestra e non ho capito perché dobbiamo passare dalla finestra. Ma cosa abbiamo fatto di male? Ma che cosa fai? Credici, Ezio, dai, che prima o poi ci arriviamo. Raga, ma cosa cavolo stiamo facendo? Cioè... È un parkour devastante. Ok, cioè vai. Calmati, calmati, che ci sono le guardie ovunque. Eccone lì una. Cosa facciamo con quella guardia? Ah, non ci caga. Ma bene. Bene. Che sta accadendo? Non capisco cosa intendi. I miei fondi, le mie truppe, sparite! Le difficoltà finanziarie possono colpire anche chi ha un esercito. Intendete darmi del denaro? No, affatto. Allora userò il frutto dell'Eden per avere ciò che voglio. Posso fare a meno del vostro aiuto, non mi serve. Questo mi è abbondantemente chiaro. Sei al corrente del fatto che il barone di Valois è morto? No! L'avete! E perché mai avrei dovuto ucciderlo?
Tramava contro di me insieme al mio brillante capitano generale traditore? Non sono costretto a sopportare tutto ciò! L'hanno ucciso gli assassini. E perché non li avete fermati? E come potevo? Hai deciso tu di attaccare Monteriggioni, non io! Sarebbe ora che ti assumessi la responsabilità delle tue azioni. Dei miei successi! Nonostante la costante interferenza di falliti come voi! Aia. Non andrai da nessuna parte. Ho io il frutto dell'Eden. Fatevi da parte, vecchio. Ti ho dato tutto. Eppure non ti basta mai. Cesare! Ha intenzione di avvelenarti! Non volevi sentire ragioni. Padre, non capite. Io ho il pieno controllo di tutto! Se voglio vivere, vivo. Se voglio prendere, prendo! Se voglio che voi moriate, voi morite! Dov'è il frutto dell'Eden? Smettila! So io dov'è! E perché non mi hai detto che l'aveva preso? Cesare, sono io, la tua regina. Tu sei mia sorella, niente di più. Dov'è? Non m'hai mai amata. Dov'è la mela? Dimmelo! Dimmelo! Oh, stai calmo, bello. Raggiungi la mela dell'Eden prima di Cesare. Non uccidere nessuno. Ah, ma io sono rimasto... Molto bene, Cesare. Passerò da quella finestra. Voglio la mela! Ma che cazzo? Ti faccio male? Dammi la mela! È mia, non tua! Voglio la mela! Ora basta! Quanti cacchio sono? Ti faccio male? Dammi la mela! È mia, non tua! Voglio dov'è sta finestra? Mela. Sta dannata finestra. Ok, di qua. Addio, ragazzi! Saggia decisione, sorellina. Requiescat in pace. Io so. So dove sta andando quel bastardo. A San Pietro. Al padiglione nel cortile. Grazie. Ok, ragazzi. Non credo di riuscire ad arrivarci adesso, anche perché... Ma qua è tutto buio. Ma chi è che ha spento le luci? L'ha spente Cesare. Scusate, ma perché? Vediamo se riesco a raggiungerlo in qualche modo. Assassino! Diamine. Mi occuperò più tardi di te. Ah. Niente. Allora, vediamo come ci posso arrivare. Via. Voilà! Fischia, raga! Beh, ma questa è tutta leggiadria e voglia di fare bene, sicuramente. Ok. E va. Ciao. Scusami, Allora, vediamo. Non uccidere nessuno, vai a cacare, va bene? Tu e la tua sincronizzazione. Porca miseria, era lì davanti. Cosa devo fare? Guarda un po'. Oh, una moneta, raga. Posso prendere lo spadone. Ma come 4 minuti, oh? Ma che... Ma che episodio è? Da! Tanto ormai il non uccidere nessuno non conta più, quindi ciao. Dove è andato Cesare, ragazzi?
Dite che si è buttato da qua? Ma può essere. Sì, ma io da dove mi butto, raga? Ok, via. Mi stanno seguendo tutti in tutte le direzioni. Oh, fastidiosi. Allora un attimo, ragazzi, che faccio la giocata della vita. Un attimo, opla. No, calmi un attimo, bravi. E ora seguitemi, superate la nube, dai. Vediamo se ce la fate. Pochi secondi. Oh, davvero? Tu stavi cercando questa? È finita, assassino! Morrai per mano mia. Guardie! La mela! Guardie! Guardie! La mela, ragazzi. Fuggi dal Vaticano con la mela dell'Eden. Ok, però non subire danni? Che bello. Proviamoci. Anche perché Cesare è andato dalla parte opposta. Dov'è che sono? Non è possibile. Però ho perso praticamente tutta la vita, ragazzi. Cioè, che vuoi? Oh, opla. Perdo la vita praticamente se uso la mela. Comunque mi stanca, mi disintegra in qualche modo. Quindi devo stare attento. Intanto, praticamente cosa è successo? Io con la mela ho detto ai soldati di combattere tra di loro. Il fatto è che mi sono appena incastrato in una fontana. Ok? Ok. Ma che succede? Ma perché questi esultano? Fischia, che mossa azzardata. Fuggire direttamente in acqua. Fregati. E la mela è mia. Ah. Yes, la mela dell'Eden. Che botta, ragazzi, però, eh. Agosto 503. Rodrigo Borgia è morto. E Cesare? Avvelenato, ma vivi. Non dobbiamo permettere che riunisca i suoi seguaci superstiti. Saranno settimane cruciali. Col vostro aiuto gli darò la caccia e lo ucciderò. I miei pattuglieranno la città, ma ci vorrebbe un esercito. Ne abbiamo. Annienta l'armata di Cesare a Roma, lasciandogli poche forze per sferrare un contrattacco. E andiamo. Il fatto di avere la mela è comunque una figata, perché posso davvero dire ai soldati di combattere tra di loro. Li dovete trovare. Sono dappertutto e da nessuna parte. Non mi importa come, ma fatelo. Come possiamo da soli, signore? Dovete aiutarci. Io sono malato, idioti. Micheletto arriverà presto con le mie armate. E allora vedrete come muoiono facilmente gli assassini. Ti stai solo illudendo, Cesare. Guardie! Vediamo un po' come funziona. Eh sì, si pestano tra di loro. Com'è possibile? Addio. Ti prego, signore, risparmi. Ti piacerebbe.
Bam! Qua la problematica è questa. Devo aspettare che si ricarica l'energia. Mi dispiace, amico. Un cardinale sotto pressione ci ha rivelato che Cesare intende incontrare i seguaci dei Templari in campagna. Il cardinale partirà per l'incontro stanotte. E io lo seguirò. Interrompi l'incontro di Cesare con i cardinali per assicurarti che la sua richiesta d'aiuto fallisca. Sono tutte missioni una dietro l'altra, ragazzi, e non sto avendo... È un po' confusa adesso la situazione, ma ci può stare, perché appunto credo che siamo proprio nella parte finale. Sì, vabbè, la caviglia si è rotto. Eccolo. Devo stare attento, eh. Ma no, va al Colosseo. Sono sicuro di conoscerlo. Ma no, no, no. Cosa nasconde sotto? Ehi, ma non era là. Ecco, spaccatevi tra di voi che io intanto passo, ragazzi. Scusate. Interessante. Perché scappano tutti qua? Da dove cacchio scappo? Unitevi a me e ci riprenderemo Roma. Abbiamo deciso di eleggere Papa della Rovere. Ci dispiace. Ma ho pagato per la vostra nomina. Roma non è più la stessa di prima. Il denaro dei Borgia non è più ben accetto. Aia. Vi pentirete di questa decisione! Un assassino! Via! I seguaci a pagamento vi offrono il loro sangue, ma quando cercate aiuto, vi si rivoltano contro. Guardie! Ma che guardie che c'ho la mela? Allora si pirla. Aia, oh, ragazzi, siete scemi. Vediamo fin dove può arrivare. Dai. Perfetto. Cioè, alcuni completamente saltano, ragazzi, detto proprio così. Esplodono alcuni. Allora, vediamo. Gli obiettivi, eccolo qua, questo. Dai ragazzi, veramente state venendo qua. Beccatevi questo. Poracci. Ma scusa, ma tu che ci fai qua? Non gli faccio niente. Posso usare solo la mela. Oh no, non mi fa cambiare armi. Ok. Lassù, inseguitelo, forza! Risparmiami, non sono come gli altri. Ok, ho ricaricato. Perché devo ricaricare la vita per quello, raga. Un po' confusa, ragazzi, vi dico la verità. È un po' confusionaria. Però va benissimo così. E io non posso cambiare arma, purtroppo. Però vedo che non gli fanno niente. Oh, hai rotto le balle. Ma devo andare. E che caspita. Ma come bersagli eliminati 0 su 3? Ma che stai a Dio? Aiuto! Allora, ricarichiamo bene e andiamo vicino a loro. Vediamo se parte il secondo cerchio. Sì. Schia distruzione totale. Manca l'ultimo bersaglio. Perché quando parte il primo cerchio è quello della...
diciamo che fa cambiare idea. Mentre il secondo cerchio invece disintegra. Guardate il secondo cerchio bianco, guardate. Uno, due, boom. Vedo rosso, 100% sincro. Vedete, sono tutte una dietro l'altra. I miei uomini dicono che Cesare sta radunando i suoi soldati migliori davanti alla porta principale di Roma. Riunite gli assassini, lo affronteremo insieme. E ho capito, unisci... Allora, raga, è una missione dietro l'altra, non ci sto capendo un cacchio neanch'io. Unisciti agli altri assassini per affrontare Cesare e i suoi seguaci rimasti. L'Italia intera sarà riunita e voi governerete accanto a me! Ciao. Siete qui per il mio trionfo. Presto Micheletto giungerà con la sua armata. Ma per allora voi non sarete in vita. Insieme per la vittoria! Vittoria agli assassini! I miei uomini non mi deluderanno! Sì, ma non toccate Claudia, eh. Ma scusatemi, ma raga, ma perché non posso impugnare le armi normali? Io voglio combattere, ma che senso ha? Datemi la spada! Presto non sarai più. Che caspita! Oh, non rompere, eh. Dai, pestatevi tra di voi e non rompete. Oh, oh, oh. Va bene. Col cerchio bianco, porca miseria. Anche tuo zio si oppose. E sai bene com'è andata a finire. Ragazzi, mi dispiace un botto non poter. Oh, Claudia! Non riesco più a far niente. Sono debolissimo. Non posso aiutare Claudio. Non posso fare nulla. Non posso prendere le armi. Io spero sia un bug, perché se il gioco ti impone... Sto provando tutti i tasti. Davvero. Ok. Voglio che la parola assassino muoia con voi oggi. Anche tua zia si oppose. E sai bene com'è andata a finire. Anche questi, raga, anche questi. I miei uomini non mi deluderanno. Che poi la mela ho notato che non colpisce i nostri, eh. Quindi sono più tranquillo. Getta a terra le armi, Cesare Borgia. Sento già le truppe di Micheletto in arrivo. Riconquisteremo la mia città una volta per tutte! Questa non è più la tua città. Per ordine di Sua Santità Giulio II, io vi arresto, Cesare Borgia, per i reati di omicidio, di tradimento e di incesto. No! 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 Non finirà così! Le catene non mi tratterranno! Non morirò per mano d'uomo! Ma pensate... È stato il modo in cui l'ha detto. Le catene non mi tratterranno. Se ti preoccupa, c'è il modo di scoprirlo. No, è troppo potente. Bisogna nasconderla fuori dal dominio degli uomini. Che peccato. Nascondere un capolavoro dove nessuno lo potrà vedere. Eppure... E se stesse parlando sul serio? Non posso rischiare. Cesare aveva ragione, devo andarmene. E i tuoi amici? Ho creato la confraternita perché durasse, con o senza di me. Che cosa intendi fare? Piantare un seme. Tieni, un regalo. Se questo è un addio, allora tieni il denaro. Non lo voglio. Noi ci rincontreremo, hai la mia parola. Buona fortuna, amico mio. E tieni il denaro. Col tuo magro salario ne avrai bisogno. Già, il mio mecenate è stato arrestato. Ma quindi? Tutte le strade portano a... Roma? Che succede? Cioè... Non si...
È così Assassin's Creed. 10 missioni di fila, confusione totale sul da farsi durante i combattimenti. Ma alla fine non lo vedete. Vittoria agli assassini. Abbiamo finito. Oh! Come hai fatto a trovarmi? La mela che hai rubato a Mario Auditore mi ha condotto fin qui. Oh, quadrato! Dimmelo! Lo sto schiacciando 20.000 volte! Uccidetelo! Uccidete l'assassino! Fate a pezzi quel maledetto bastardo! Adesso stiamo calmi con le parole. Oh! Vieni che c'ho la spada di Altair, vieni, va! E uno! Forza! Ti voglio pomposo! Non posso usare la mela però, eh! Beh? Ma mi ha preso pure a me! Oh! Mi servono munizioni. Ti servono munizioni? Ti servono due sberle? Ma cosa... A cavallo si viaggia più rapido. Cosa sta succedendo? Vabbè, mi servono munizioni, forse... Forse devo depredare? Servetemi pure! Ce ne sono parecchie sparse in giro! Voglio capire per munizioni cosa intende, però sicuramente starà parlando della pistola, della balestra, comunque anche di tutto il resto, quindi ovvio che più robe prendiamo, meglio è. E poi ripartiamo con il cavallo. Voilà. Andiamo. Dove poi lo sa solo lui. Vai, vai. Andiamo. Sì, però ragazzi, quando sparate, sparate in maniera corretta. In realtà non mi aveva preso. Però credo che a questo punto dovevo per forza scendere. Infame. Dannato infame, se ti prendo vedi. Andiamo. Grazie. È una continua rincorsa sto episodio, ragazzi. È così. Vediamo se riesco da qua. In teoria sì. Ok. Ma che è? C'è gente che cade giù. Double. Cesare!
Sei in trappola ormai. Non hai dove fuggire. Fatti sotto, dunque! Ah, così me lo dici? Io non posso morire. La fortuna non mi abbandonerà. Io sono il miglior combattente di tutti i tempi. Sto indietro. La sconfitta non fa per me. Addio. Ma che cazzo? Oh. Ok, non funziona più il contrattacco, godo. Prendi questo! Un auditore non mi sconfiggerà mai! Ma come no? Aspetta, aspetta 2 minuti e vedi. Roma, l'Italia, la Spagna saranno tutte mie! Ancora, Cesare, hai perso. Rassegni. È inutile, io conquisterò tutto. Volevi, eh? Dai. Ma quanti pezzi d'armatura c'ha questo? Calci nei cocone, sti prendo. Il trono era mio. Desiderare qualcosa non equivale ad averne diritto. Che ne sai tu? So che un vero capo serve coloro che governa. Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescati in pace. Non puoi uccidermi! Nessun uomo può uccidermi! Allora ti lascerò nelle mani del fato. Il trono era mio. Che ne sai tu? Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Non puoi uccidermi! Nessun uomo può uccidermi! E mo? Ci siamo. Il Colosseo. Andiamo. Saremo lì prima dell'alba. Un momento, quella porta... Non mi pare di aver visto maniglie. Faccio un'analisi.
Magnifico. Ora ci serve una specie di chiave futuristica. Sembra si apra con un meccanismo vocale. Non ho mai visto nulla di simile. Cioè serve una password. Prova a fischiettare la quinta di Beethoven. No. Dannata rete elettrica europea. Non possiamo esaminare i ricordi di Ezio per trovare la password. Dobbiamo trovare quella password. Ezio sa la risposta. Il problema è che è morto. Non riesco a credere che siamo bloccati qui. Ragazzi, siamo fregati. Non c'è corrente. E adesso?